Negli ultimi 10-15 anni l'approccio dei fisioterapisti della riabilitazione alla distrofia muscolare di Duchenne è cambiato in maniera radicale. Questo dipende essenzialmente dal fatto che l'aspettativa media di vita è raddoppiata dagli anni 70 ad oggi, passando dai 15-20 anni a circa 30-40 attuali. E dal fatto che ci sono state messe a disposizione molte tecniche, strumentazioni, ausili, macchinari che ci permettono di lavorare in maniera più efficace, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di ventilazione non invasiva, e dal fatto che è stata finalmente riconosciuta l'importanza dell'esercizio fisico, dell'attività. Infatti, fino ad alcuni anni fa veniva demonizzato l'esercizio fisico, ritenendo che qualsiasi sforzo provocasse un più rapido deterioramento muscolare. E attualmente invece studi scientifici hanno dimostrato come l'attività, se svolta con determinati criteri, sia invece un valido alleato nel ritardare l'evoluzione patologica della distrofia muscolare. E è importante che un fisioterapista che prende in carico un bambino malato di distrofia sappia che anche se non può fare nulla per contrastare il danno primario, cioè la degenerazione muscolare, il fatto che la fibra muscolare venga via via progressivamente sostituita da cellule di tipo fibroso, adiposo, che sono quindi prive della capacità contrattile di generare movimento, può però fare moltissimo per evitare o quantomeno contrastare, ridurre il danno secondario, cioè quella serie di complicazioni che non dipendono dal processo patologico, ma da come esso viene gestito. Mi riferisco per esempio agli accorciamenti muscolari, le retrazioni, le contratture, le deformità asimmetriche, come può essere per esempio la scoliosi, che a sua volta può rendere più grave la problematica di tipo ventilatorio. Mi riferisco alle piaghe, ad alcune sintomatologie dolorose che possono essere evitate. Quindi è sul danno secondario che il fisioterapista va a intervenire in maniera decisiva. Per poter lavorare bene ha bisogno di conoscere bene le tecniche che ha a disposizione e la modalità, la tempistica con cui applicarle, ovvero il pattern evolutivo della patologia. Riassumendo, le tecniche a disposizione sono lo stretching, ovvero le tecniche di allungamento muscolare per mantenere l'elasticità dei muscoli, la fisiochinesiterapia attiva, ovvero l'esercizio che va svolto con determinati criteri, può essere svolto anche in piscina, si parla quindi di idrochinesiterapia, l'esercizio passivo, la chinesiterapia passiva, tutta quella componente di esercizi volta alla gestione del rachide, per cui per mantenere un corretto allineamento, una corretta elasticità del rachide e prevenire quindi la scoliosi. In un secondo tempo, il trattamento volto all'ottimizzazione della ventilazione, della funzionalità respiratoria e alla prevenzione dei ristagni secretivi, quindi tutte quelle che sono le manovre di assistenza alla tosse. Inoltre, un fisioterapista che si approccia al trattamento della distrofia muscolare deve avere un'approfondita conoscenza di tutti gli ausili che ha a disposizione e mantenersi aggiornato nel tempo, in quanto la tecnologia, la domotica, permettono di garantire una qualità di vita migliore sia ai ragazzi affetti che alle loro famiglie, a chi li assiste. È importante, dicevo, conoscere la tempistica di questa evoluzione patologica. La distrofia muscolare ha una caratteristica importante, la prevedibilità. Una malattia prevedibile vuol dire che ha un'evoluzione che varia in maniera molto limitata temporalmente, ma che comunque io posso aspettarmi che la perdita delle abilità funzionali avvenga con una sequenza prestabilita. Se conosco questa sequenza, conosco il mio nemico, posso preparare nel modo migliore le tecniche, le armi con cui affrontarlo, tappa per tappa. Inoltre devo aver chiari alcuni aspetti di questa evoluzione.
Per esempio che i muscoli estensori degli arti sia superiori che inferiori si indeboliscono più velocemente e di conseguenza i flessori andranno incontro a retrazioni e sono quelli su cui devo concentrarmi principalmente con lo stretching. Per esempio il fatto che l'andamento è prossimo distale, ovvero che i muscoli vicino al tronco, i muscoli del cingolo scapolare e pelvico si indeboliscono più velocemente rispetto a quelli distali delle mani, per esempio. Conoscere, dicevo, con che sequenza mi si presenteranno queste perdite funzionali per affrontarle nel tempo con le armi migliori. Idealmente un fisioterapista suddivide la progressione della malattia in tre fasi fondamentali. Una iniziale che viene detta diagnostica o deambulatoria, una intermedia in cui la deambulazione si fa più difficoltosa e una non deambulatoria. In una fase iniziale deambulatoria, il terapista si fa carico, del trattamento del bambino prima ancora che si manifestino i sintomi più gravi. Lavora in maniera preventiva, non possiamo risolvere il danno una volta instauratosi, possiamo però fare molto per ritardarlo e contenerlo. E, di conseguenza, il terapista, insieme ai medici, lavorando in un'equipe multidisciplinare, cerca di proiettare l'immagine del bambino nel futuro. Sapendo cosa succederà, cerca di rallentare l'evoluzione. Farà una valutazione che dovrà rivedere periodicamente. Coinvolgerà la famiglia, nel trattamento. La famiglia diventa una preziosa alleata. Farà in modo che il bambino non solo possa svolgere un piano di trattamento anche a domicilio, ma quantomeno che eviti posture sbagliate. Favorirà una partecipazione corretta a quelle che sono le attività ludiche, sociali, ricreative, in modo che non vengano compiuti sforzi eccessivi che potrebbero essere lesivi. Il fisioterapista in questa fase in cui il bambino ancora deambula senza assistenza si concentrerà nel mantenere la lunghezza muscolare ottimale, in particolare dei muscoli flessori. Sappiamo che i muscoli biarticolari, soprattutto quelli con funzione antigravitaria dell'arto inferiore, sono quelli che più facilmente si accorciano, si retraggono. Quindi cercherò di prevenire questa manifestazione di accorciamento, di contrattura muscolare. Utilizzerò, suggerirò alla famiglia degli ausili, che in questa fase saranno principalmente le doccette AFO, Ankle Foot Orthosis.